da me fare i minori di casa, quindi comincio con un cordiale benvenuto a tutti voi presenti che avete così accettato il nostro invito ad assistere alla presentazione di questo volume che è appena stato pubblicato. Verucchio 1944, il passaggio del fronte dei ricordi dei bambini, quindi edito da Tizzini di Verucchio e scritto e curato da Maurizio Bambini Palmerini, che sono seduti alla mia destra. Già ringrazio per la collaborazione e per il lavoro che hanno svolto. Si tratta, come vedete già dal titolo, di un pezzettino della memoria del nostro paese e, come diciamo sempre, l'importanza di mantenere viva la memoria, di ripetere i ricordi, di ripetere quello che è stato per non dimenticare mai da dove veniamo, chi siamo e quindi in qualche modo anche dove vogliamo andare e come vogliamo andare nella direzione che ci vogliamo prefissare. In più, così, la bellezza dell'uscita di questo libro, della presentazione di questo libro all'interno, no, della fiera di Santa Croce, che proprio si concentra su quelle che sono le tradizioni, quindi non è casuale la presentazione in questa data e in questo giorno e in questo luogo. Quest'anno poi, come dire, in maniera più che pertinente, più che opportuna, un libro di ricordi legati al passaggio del fronte, del 70° anniversario della liberazione del nostro comune, rientra, come dire, in una situazione più che mai viva, e questo lo capirete anche quando avrete la possibilità di leggere questi testi e di ascoltare qualche passaggio di questi testi, quindi momenti, situazioni che vissute da bambini sono rimaste davvero indelebili nella memoria dei nostri concittadini. Che qui chiudo e lascio la parola a chi ha cose anche più interessanti delle mie da dirvi. Ringrazio davvero in ultimo anche tutti coloro che si sono prestati a rendere queste interviste, che hanno così donato del loro tempo e hanno accettato di rispolverare in molte occasioni anche i dolori vissuti in quell'epoca, proprio per consegnare a noi e ai giovani soprattutto quello che è stata l'esperienza della loro gioventù, della loro fanciullezza. Quindi ringrazio davvero tutti coloro che si sono prestati per rendere possibile questa pubblicazione. Ringrazio nuovamente che con grande pazienza ha ricucito poi tutti i ricordi che spesso e volentieri uscivano anche in maniera estemporanea, come dei flash, no? Come dei fulmini, tante volte in altri contesti e in altri discorsi. Quindi a questo punto io sì, lascio la parola a Pazzini, così ci racconta anche, no, la sua motivazione, la sua partecipazione alla realizzazione di questa opera, e poi a seguire ascolteremo l'autore, della cultura Elena Collini, e poi magari faremo anche qualche passaggio con i veri protagonisti di questa pubblicazione. Quindi di nuovo grazie di essere qui e buon ascolto. Alle radici del paese, nel cuore del dialetto, dentro la storia, contro la memoria. Questi quattro capoversi raccolgono un ideale percorso che ho inteso intraprendere con la mia casa editrice. E infatti la ricerca attenta, amorosa, tetta, delle radici della nostra storia e della nostra cultura, l'interesse predominante del ramo più qualificato della nostra produzione editoriale. Questo invece è un lavoro che va oltre, perché siete voi che protagonisti di questo regno. Io ero appena nato, però leggendo il contenuto mi sono emozionato, perché francamente non mi ero così
diciamo, lo scuro dei fatti che si sono succeduti e di come sono raccontati noi due protagonisti. Quindi direi che vi ringrazio veramente, perché questo era una testimonianza che era dovuta al nostro paese e al nostro territorio. Quindi auspico che voi tutti possiate leggere questo libro in modo da far tesoro poi degli insegnamenti che da esso verranno fatti. Il mio passaporto è stato Mario Celli.
Prima qualcuno ha detto che i bambini erano innocenti. Infatti in questi racconti emergono due elementi. Il mondo delle bambine e il mondo dei bambini. Le bambine sono, poi non banalmente con la guerra, sempre paurose, sempre vicino alla mamma. E, addirittura una bambina mi ha raccontato, Vittoria, che dal primo bombardamento su Rimini li hanno fatti uscire da scuola. Il terreno tremava e lei arrivava verso la Serina e ma aveva una nonna barocca, ma non ha avuto il coraggio di fermarsi dalla nonna ed è corsa ad abbracciare la sua mamma al primo bombardamento. E, un'altra persona, Michelina Bordelelli, mi ha raccontato che durante un bombardamento erano in un rifugio tutti stretti, dentro le mani sulle orecchie e chiedeva a sua mamma di recitare la continuazione di Rosario. E ogni volta che finiva, ricomincia. Invece, i maschi ai bombardamenti si le aprivano la faccia. Andavano alla rocca, al belvedere, sul muretto della fratta e si sedevano a guardare questi bombardamenti terribili che erano su Rimini, su Polignano, incoscientemente, perché non capivano in quel momento che cosa stava avvenendo, per loro era come un film. La televisione, una volta c'era un film. E quindi erano contenti di quello che stava succedendo. Erano talmente contenti che il Martino, e mi ha raccontato, se vuole lo racconta lei, proprio che si sentiva, poi aveva quella volta da 4 anni e mezzo, e si sentiva all'interno di un film quasi felice di quello che succedeva. C'è tutta un'avventura che quando siete sfollati, lei ha seguito il carro dei suoi genitori a piedi, si è prendata a San Marino, non lo vuole raccontare lei? No.